Buongiorno, oggi cercheremo di risolvere con l'aiuto dell'olio i problemi di mantecazione e cremosità nei primi piatti. Quando non riusciamo a valorizzare i nostri primi piatti, scegliamo un olio di qualità e lo abbiniamo man mano a elementi sensoriali paralleli come le erbe aromatiche fresche, i semi oleosi, le spezie o anche la frutta secca in guscio. La molteplice varietà degli oli di qualità ci aiuta, aggiunti a fine cottura, a migliorare la cremosità e la mantecazione dei nostri primi piatti. Lo vediamo qua molto bene in un risotto alle zucchine. È sufficiente aggiungere non più di 1 o 2 cucchiai di olio di qualità ricco di sentori e di profumi, come l'extravergine di oliva 100% italiano zucchi, da filiera certificata sostenibile. Ha una preparazione come del salmone fresco, che abbiamo semplicemente lasciato marinare con della buccia d'arancia e del succo d'arancia. Basta versare il nostro composto di olio di qualità zucchi e salmone al risotto, in questo modo. Mescolare e otteniamo un ottimo effetto di cremosità e mantecatura finale. Ed ecco il piatto finito. Quando abbiamo un piatto di gnocchi particolarmente slegato, che non lega bene insieme, possiamo risolvere il problema con l'aiuto dei semi oleosi. Possono essere semi di girasole, semi di zucca, semi di sesamo. Prendiamo i nostri semi e li tritiamo in modo da fare una polvere fine. A questo punto mescoliamo il nostro trito di semi di zucca con un olio dal profilo particolare come quello di vinacciolo e di zucchi. Aggiungiamo anche alcune gocce di latte e creiamo un'amalgama perfetta per rendere cremosi i nostri gnocchi. Questo consente di creare un'amalgama che migliora molto la mantecatura dei nostri gnocchi. Ed ecco i nostri gnocchi pronti, ben amalgamati e cremosi. C'è una sinergia magica tra erbe aromatiche fresche e olio ad alto contenuto di antiossidanti, come l'extravergine di oliva 100% italiano zucchi, da filiera certificata sostenibile. Le erbe aromatiche le prendiamo, le mettiamo su un tagliere e le tritiamo tutte insieme. Le erbe aromatiche possono essere aggiunte ad agli anacardi frullati in precedenza. Il tutto viene rorato con poco olio in modo da mantenere una pastosità alta. Le erbe vengono protette dall'ossidazione e dall'olio stesso e amplificano le loro note aromatiche, migliorando notevolmente la mantecatura finale. Il risultato sarà un primo piatto molto aromatico e perfettamente mantecato. Quando abbiamo uno risotto slegato poco uniforme, possiamo amplificare al meglio l'effetto di mantecatura prendendo del formaggio cremoso come della ricotta, due parti di questo formaggio e unendolo a una parte di olio di sesamo zucchi. Aggiungiamo una macinata di spezie profumate come zenzero, noce moscata o curcuma, in modo da creare una crema uniforme con cui mantecare il nostro risotto. Ed ecco il nostro risotto cremoso al punto giusto.